Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentrovati a questo nuovo video. Io sono Federica e oggi vi faccio vedere un pezzo della mia libreria. Sono abbastanza sorpresa, ma il mio video book haul di critica letteraria ha ricevuto un discreto successo e quindi ho pensato di approfittarne e di farvi vedere cosa c'è nei miei scaffali tra critica letteraria, teoria della letteratura, storia dell'editoria, qualche manuale di scrittura. Prima di iniziare vi faccio anche vedere questo che mi è arrivato da Carocci, Teoria della letteratura a cura di Laura Neri e Giuseppe Carrara, dà degli strumenti e dei mezzi per analizzare i testi anche in relazione alle discipline più recenti, come per esempio quelli degli studi culturali. Quindi abbiamo testi di, per dire, Enrico Testa, Federico Bertoni o Nicoletta Vallorani. Sicuramente lo leggerò al più presto, ve ne parlerò in maniera più dettagliata, però se siete interessati all'argomento, è uscito da un paio di mesi, secondo me è da inserire in wishlist. Vi faccio vedere prima di tutto la libreria. Faccio presente che ho cambiato tre case nella mia vita e questa è la più grande che ho avuto finora. Ne ho un'altra anche in corridoio, ma questo è il pezzo principale. Questo invece è lo scaffale di critica letteraria. Adesso ve lo faccio vedere piano piano. E ci sono effettivamente tantissimi libri, ma non sono tutti perché una buona parte li ho a Palermo anche. E quindi vediamo insomma quello che c'è qui. Questa è la lettera 32 e insieme vi faccio vedere anche l'altra alla Hermès 2000. Ne ho una terza che è proprio la lettera 22, la più famosa, solo che in questo momento è conservata perché va pulita e ancora non l'ho fatto. Allora, iniziamo così, li guardiamo a uno. Il primo è un testo che mi è stato mandato da Cortina Editore, un'antologia della letteratura italiana. Non è un manuale di letteratura, ma soltanto ci sono alcuni brani, alcune poesie, una raccolta antologica, quindi può essere utile per motivi di studio se cercate un libro in un determinato, in un brano, scusate, in un determinato momento. Invece il manuale che ho qui in questo momento è Cent'anni di letteratura italiana 1910-2010 di Bazzocchi, da pochissimo, credo un anno, uscito con Einaudi, che racchiude appunto tutta la letteratura dell'ultimo secolo ed è molto utile da avere sotto mano. E vi faccio vedere anche, questo è il libro della letteratura comprato usato al libraccio, lo conoscerete, è quello di Gribaudo. A me non fanno impazzire questo tipo di operazioni perché per ovvi motivi, insomma, sono operazioni un po' superficiali, tagliano troppo, però diciamo che ce lo facciamo andare bene. Non è completo sicuramente, però può essere interessante a livello molto divulgativo. Poi inizia uno la biografia di Mary Shelley. Bellissima di Utet, cioè questa copertina telata è stupenda e poi sicuramente lei è un'autrice da approfondire al di là del Frankenstein per una storia per la sua storia personale, insomma. Di questo ve ne ho parlato tantissimo su Instagram ai tempi e dicevo, comincia la mia parte su Virginia Woolf. Il primo è un altro testo di Utet, come vedete questa copertina magnifica. Ritratto della scrittrice da giovane con una introduzione di Nadia Fusini, come vedete, e riprende le sue lettere dal 1896 al 1912. Considerate che i diari di Virginia Woolf, che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, quello delle letture di agosto, coprono gli anni 1915-1919. I diari di Virginia Woolf, ve lo ripeto, se non l'avete visto nell'ultimo video, hanno una storia editoriale italiana travagliata, perché non sono mai arrivati tutti completi in Italia, sono cinque volumi. In Italia abbiamo avuto finora questo, che sicuramente avrete anche voi, l'edizione Beat, che era Neri Pozza, credo, che è praticamente un compendio di brani selezionati da Leonard Woolf. Ma in realtà era già uscito uno di questi volumi, di questi cinque volumi tradotti in italiano per Burre Rizzoli, in particolare quello che copriva gli anni 1925-1930. Quindi più o meno, non conosco esattamente tutto, però in Italia avevamo questi due volumi sui diari. Questo copre tutti e cinque i volumi, ma è una selezione, questo è integrale, ma è solo uno dei cinque volumi. Quindi Bompiani li sta riprendendo da zero e li sta
sta traducendo uno a uno. Poi abbiamo i testi saggistici, quindi un sacco. Allora, questo della tartaruga, Momenti di essere, che questo è un'edizione del 1976 forse? 1977, è una selezione, e un'altra selezione la abbiamo in questa edizione per le strade di Londra di Garzanti. Alla fine nell'indice vedrete che sono brani, testi presi da diverse raccolte di Virginia Woolf, raccolte che non sono sicura che ci siano in italiano. Ho trovato da Libraccio, poi Virginia Woolf, Spegnere le luci e guardare il mondo di tanto in tanto, uscito da pochissimo, ma tipo un paio d'anni, due tre anni, per Minimum Fax, riflessioni sulla scrittura, presi da diverse parti, diari, lettere e cose così, dove quello sì che si evince di Virginia Woolf è che era estremamente insicura. Come fa una persona a essere così competente e sicura su certi aspetti e poi ad avere a temere costantemente il parere di chi le sta intorno, non lo so, però lei era un po' così. Sempre sulla scrittura abbiamo anche consiglia un aspirante scrittore, quindi questo è quasi tutto quello che ho qui di Virginia Woolf, perché poi c'è anche il lettore comune, che è questo tomone che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, il book haul di critica letteraria, perché è stato ripubblicato da Elliot. Questo raccoglie sia il volume 1 che il volume 2, è stato, dicevo, ripubblicato da Elliot perché era introvabile, e quindi qui ci sono alcuni brani che si trovavano anche qui con una traduzione diversa, credo. Questo è tutto quello che ho qui su Virginia Woolf. E poi abbiamo Charlotte Bronte, Ho tentato tre inizi, lettere 1847-1853, pubblicato da questa casa editrice Liguana, che vi consiglio di seguire perché fa tutti i titoli e testi femministi. Queste sono le sue lettere, non l'ho ancora letto, immagino un po' il contenuto, conoscendo lo spirito di Charlotte Bronte, per esempio credo che qui ci siano le sue invettive contro Jane Austen. Mi divertono sempre tanto queste opinioni un po' al vetriolo tra grandi scrittrici, anche Virginia Woolf veramente non ne risparmiava a nessuno, faceva veramente paura. E poi passiamo a un po' Nabokov, lezioni di letteratura, e lezioni di letteratura russa, ovviamente li conoscerete, famosissimi, per fortuna ripubblicati. Io già li avevo in ebook tanti anni fa, ma insomma c'era bisogno di ripubblicarli, non si trovavano più. Sempre proseguendo con i russi sono matti di Paolo Nori, un corso sintetico di letteratura russa divertentissimo, bellissimo, commovente. Mi piace molto la scrittura così disordinata di Paolo Nori, e questo è veramente carino da recuperare, ve ne avevo parlato a suo tempo su Instagram. Poi di Paolo Nori in realtà ho anche questo, un certo Dostoevsky, con appunto la sua prefazione, però in realtà questa raccolta è a cura di Pavel Fokin, che è il curatore del museo di Dostoevsky, ed è una biografia però costruita attraverso le testimonianze di chi lo conosceva, e ha così formato, costruito una biografia. Ve lo faccio anche vedere. Eccola qui, pubblicata da UTET, biografie polifeniche in lettere, diari e testimonianze, infatti è il sottotitolo. Allora, dicevamo, il caro, carissimo, vabbè, prima c'è, scusate, Vittorio Sermonti, Il vizio di leggere, critico letterario, questo ovviamente ha diverse riflessioni su tantissimi autori, quindi per esempio Faulkner, Oden, Salgari, Chekhov, McEwan, un po' di tutto, insomma. E dicevo, l'altro amatissimo Pietro Citati. Qui ho soltanto Il male assoluto, che è sul romanzo dell'Ottocento, e poi il consigliatissimo La malattia dell'infinito, sulla letteratura invece del Novecento. Ora sposto la macchina da scrivere. Oh, e qui ci divertiamo. Allora, vabbè, John Freeman, Come leggere uno scrittore, questo è stato ripubblicato, se non sbaglio, nel 2018, una cosa così, da Codice Edizioni, ma io ce l'ho da tipo 10 o 12 anni, ed è una raccolta di interviste a vari autori, tra cui David Foster Wallace. Ma andiamo avanti e arriviamo all'amatissimo Todorov. La letteratura fantastica, dove lui appunto esamina
le origini, insomma, e che cosa caratteristica la letteratura fantastica. Lui è un esperto di generi del discorso e infatti qui abbiamo i generi del discorso, dove Todorov scardina il discorso sulla divisione dei generi storico-culturale che c'è, insomma, in letteratura e in critica letteraria e che separano ciò che è letteratura da ciò che non lo è. Di Todorov solo questi due qui, no, c'è sicuramente qualcos'altro, sì, però non forse in letteratura, perché il resto ce l'ho a casa, come vi dicevo. Ecco, qui in effetti di Todorov ho Goya, un saggio su uno dei miei pittori preferiti, però torniamo alla critica letteraria. George Steiner, come non avere un titolo di George Steiner? Adesso dovrò anche scardinare questa benedetta pila. Come non avere George Steiner? Questo è Tolstoi o Dostoevsky, dove analizza entrambi gli autori in questa specie di sfida. Poi abbiamo alcuni saggi molto vecchi e prime edizioni, ma cominciamo dall'alto, dalla cima della pila. Joyce Carol Oates, Nuovo Cielo, Nuova Terra, sapete che è una delle mie autrici più amate e qui parla di letteratura. Ci sono tantissimi autori all'interno, ma poi questa donna quanto ha scritto io non lo so, ma meno male, per fortuna. Abbiamo Sylvia Plath, Flannery O'Connor, Kafka, Virginia Woolf, Ernie James. Ovviamente sono immancabili, e poi abbiamo Geoff Dyer e Alberto Cadioli, ve li ho fatti vedere nel video del book haul di critica letteraria, quindi non mi ripeto. E poi Cesare Garboli, grandissimo critico letterario italiano, La stanza separata. Garboli qui parla di una quantità di autori impressionanti che vanno da Elsa Morante a Gramsci a Moravia a Mario Soldati a Calvino, tantissimi suoi Pasternak, cioè tantissimi suoi contemporanei, oltre che classici del passato. Poi arrivano i libri un po' vecchiotti. Allora, Auerbach. Io ragazzi non ho ancora comprato, faccio mea culpa, non ho ancora comprato Mimesis, direte com'è possibile, non lo so neanche io, ma non l'ho ancora letto e non l'ho neanche comprato. E questo però è un saggio che va appunto, che abbraccia vari autori, il titolo dice appunto Da Montaigne a Proust. Poi ho bellissimo i saggi letterari di Ezra Pound, qui abbiamo una sezione sulla poesia, sulla tradizione, insomma i classici della tradizione, infatti c'è per esempio Dante e Cavalcanti. E poi abbiamo i suoi allora contemporanei, quindi abbiamo Yeats, Lawrence, Joyce, almeno tre su Joyce, Eliot e altri autori che attualmente sono meno conosciuti. Poi un altro gioiellino che ho è questo, La cultura nella tradizione russa del XIX e XX secolo, con tantissimi brani di noti critici letterari, teorici della letteratura. Tra questi vi seleziono Bakhtin e tutti gli autori, insomma, raccontano il percorso del formalismo russo. Abbiamo poi Giacomo De Benedetti. I saggi critici, questa è una prima edizione. Mi era piaciuta tantissimo la quarta di copertina. Questi libri così vecchi veramente fanno vedere le differenze del sistema editoriale italiano, del modo di fare editoria rispetto a tanti anni fa, perché questo, scusatemi che ve lo dico, credo che sia un titolo degli anni 50. Eccolo, è del 1952, questa prima edizione. Poi leggete quello che c'è scritto nelle alette e qui l'editore proprio è interessato a spiegare perché sta pubblicando questo libro, qual è l'interesse che può avere il pubblico rispetto a questo libro, una cosa che oggi non si farebbe, soprattutto qui nella letta interna. E magari viene riservata l'introduzione quando l'introduzione c'è. Poi, sempre di De Benedetti, l'avevate anche citato tra i commenti nel book haul di critica letteraria, ma io ce l'ho. È il romanzo del Novecento, ripubblicato da poco dalla Nave di Teseo, credo dall'anno scorso, e raccoglie un bel po' di saggi del noto critico letterario italiano, che qui abbiamo per esempio Tozzi, abbiamo per esempio Pasternak, Moravia, e come vedete è molto ampio: Joyce, Proust, Pirandello, un bel po' di autori. Questo costa un po', se non sbaglio, 25 euro, esatto, però è da recuperare se siete appassionati di critica letteraria, come ovviamente da avere proprio in maniera categorica
Giorgio Mancanelli, Concupiscenza libraria, che io avevo già in ebook e poi ho comprato ovviamente in cartaceo, perché come fai a non averlo in cartaceo? E c'è non solo appunto il primo volume, ma anche il secondo, questo è uscito pure da qualche mese, credo. Altre concupiscenze, ovviamente concupiamo insieme con Manganelli. Poi Harold Bloom, ragazzi, questo ovviamente nel podio, voi vedete come mi entusiasmo, nel podio dei più grandi critici letterari di tutti i tempi abbiamo ovviamente il caro Harold Bloom, che è morto nel 2019 e ha lasciato un'eredità sterminata di libri sulla critica letteraria. Famosissimo il suo Canone Occidentale del 1994, famosissimo e criticatissimo perché lui qui praticamente fa una vera e propria cernita degli autori della letteratura occidentale che stanno a suo parere nell'Olimpo sostanzialmente e criticato perché è ovviamente parziale, no? Come tutti i canoni e soprattutto un po' troppo incentrato sugli autori uomini. Tant'è che in questo libro, tra i tanti autori italiani, soltanto una è donna ed è Natalia Ginzburg, e mancano autrici come Grazia Deledda o Elsa Morante. E questo da avere anche qui se siete interessati, insieme a io in particolare, come leggere un libro e perché, che sì, va bene, ha un saggio sul recensire, eccetera, poi in realtà anche questo parla soprattutto di autori. Lui è espertissimo di Shakespeare. Vedete, qua c'è anche Italo Calvino o Tommaso Landolfi, quindi comunque anche autori italiani. Però lui, diciamo, è il re della critica letteraria su Shakespeare. Quindi qui abbiamo Viaggio al termine del Novecento, che è una raccolta di recensioni curata da Paolo Di Stefano di Giuliano Gramigna, critico letterario che si è occupato in grandissima parte di autori del Novecento, e infatti qui abbiamo il mondo Malerba, Moravia, Primo Levi, Tondelli, Manganelli e chi più ne ha più ne metta. Poi abbiamo questa, che è una pietra miliare della semiotica che è stata ripubblicata da poco da Bompiani per la collana Campo Aperto, curata da Stefano Bartolini. Zaghi. È una lettura di un testo di Maupassant analizzata in ogni aspetto, in ogni minimo aspetto, dal punto di vista semiotico. E di semiotica io ho anche, scusate, mi sposto, Corpi sociali di Gianfranco Marrone e Introduzione alla semiotica del testo di Gianfranco Marrone, che è anche professore all'Università degli Studi di Palermo. Questo soltanto è il mio unico contributo alla semiotica, non ho di più. Poi abbiamo questi che io amo alla follia. Sono due saggi curati da Ruggero Giacobbi, critico letterario, usciti per la collana di Fabbri, che non mi ricordo come si chiama, mi sembra i premi Nobel. Scusate, metto a fuoco, perfetto. E sono in particolare su Hemingway e su Faulkner. Faulkner, già letto questo perché giustamente dovevo sapere tutto. Questo invece su Hemingway non l'ho ancora letto, lo uso appunto per consultazione. Sapete, quella è la cosa più bella di tutte, che l'ho comprati a 1 euro a una bancarella a Palermo. E questi attualmente sono quasi introvabili, tant'è che sono stati ripubblicati in un unico volume e attualmente costano una bellezza di 25 euro. Vi faccio vedere il conferimento del premio Nobel a William Faulkner, perché appunto la collana era sui premi Nobel. Questa è una collana, come vi accennavo, del 1964. E poi appunto Giacobbi qui ha fatto tutta la critica letteraria, ha analizzato, cioè la biografia di Faulkner, certo, ma poi ha analizzato uno a uno ogni suo testo. Poi, spostandoci da questo lato, questa non è neanche una libreria a dirla tutta, ovviamente, come avrete capito, ma è quella che ho trovato in casa. Allora abbiamo Cristina Battocletti, Bobby Bazlen, L'ombra di Trieste. Biografia del fondatore, del cofondatore di Adelphi, di cui io ho ovviamente anche il testo di Calasso, Roberto Calasso, Bobby di Calasso, ovviamente ho anche l'impronta dell'editore, questo imperdibile assolutamente. Questa è una Bibbia, ragazzi, è una Bibbia, abbiatelo questo. E gli unici due testi che ho di Calasso qui a Novara. E poi ci spostiamo su
Rive Gauche, uscito da poco, comprato fortunatamente al 50% all'usato. Un bellissimo ritratto della Parigi degli anni 40 con tutti i suoi protagonisti, da Camus a Sartre a De Beauvoir. Andiamo poi ai cataloghi. I cataloghi, se li trovate, prendeteli perché possono essere un importantissimo reperto storico. Questo l'ho preso al Salone del Libro nel 2013, sì, e all'interno trovate tutti i titoli pubblicati da Adelphi tra il 63 e il 2013. È importante proprio a livello documentario. Infatti, un altro catalogo che ho e che ho trovato in un book crossing è questo. Cioè il catalogo generale di Bompiani dal 1929 al 1979, che sputaci. Poi spostiamoci, torniamo indietro. Perché leggere i classici di Italo Calvino? Un classico dei classici di Calvino qui ho soltanto questo, perché a casa a Palermo altro, per esempio appunto le famosissime lezioni. Poi spostiamoci appunto verso, ci stiamo spostando dalla critica letteraria all'editoria. Come vedete, no, anzi qui no, perché poi torniamo di nuovo alla critica letteraria. Comunque, critica letteraria editoria. Cesare Pavese, Il mestiere di vivere, diario 1935-1950. Io ho una passione folle per i diari, molto più che per le lettere, devo dire. A proposito di Virginia Woolf, mi mancano per l'appunto le lettere che ha scritto a Lytton, che sono state pubblicate da Nottetempo. Le voglio perché devo avere qualsiasi cosa di Virginia Woolf. Storia del saggiatore, i primi 60 anni. Questo l'ho preso gratuitamente, onestamente non mi ricordo dove, edizione fuori commercio, infatti, forse la distribuivano loro in qualche festa editoriale, non lo so. Comunque, anche qui altissimo valore documentario. Come vedete, poi qui abbiamo la letteratura postcoloniale edito da Carocci Editore a cura di Silvia Albertazzi, quindi un punto di vista molto meno canonico rispetto a quelli che vi ho fatto vedere finora. L'avevo comprata alla UBIC di Novara al 50%. E poi, dopo tutto questo parlare di Henry James, non vuoi avere qualcosa su Henry James? Infatti, eccolo in questa vecchissima edizione Einaudi di Barbara e Giorgio Melchiori, Il gusto di Henry James. Poi arrivano i libri della piccola biblioteca Einaudi, che sono un mondo a parte. Quindi qui torniamo a Todorov, perché per esempio nei formalisti russi, lui era uno strutturalista, ma questo testo famoso, famosissimo, è stato curato appunto da Todorov. Tutti formalisti, qui abbiamo quindi di conseguenza Bakhtin, Dostoevsky, questo è il testo solo su Dostoevsky. Poi abbiamo Roland Barthes, ci mancherebbe altro, poi abbiamo ovviamente Genet, figure 3. E poi proprio di testi di teoria della letteratura abbiamo che cos'è la teoria della letteratura e il demone della teoria, anche questi due fondamentali. E poi abbiamo un bel Brooks, trame, analisi delle trame, libro uscito negli anni 70, intenzionalità e progetto del discorso narrativo. Poi un'altra pietra miliare, almeno per me, ma in generale, ma comunque per me proprio da un punto di vista personale, visto che è stato il mio testo base per la tesi della triennale, Storia dell'editoria letteraria in Italia 1945-2003, quindi qui dicevamo ci spostiamo sulla storia dell'editoria, di cui ho comprato di recente anche Il Novecento dei libri di Irene Piazzoni. Vabbè, adesso magari lo smonto e ve lo faccio vedere. Comunque una bellissima nuova storia dell'editoria scritta da una docente di editoria dell'Università degli Studi di Milano eccezionale, che è stata anche mia docente al master. Io la amavo alla follia questa donna. Qui abbiamo Umberto Eco, Apocalittici e Integrati, il superuomo di massa, testi di non tanto di teoria della letteratura, ma più di sociologia, retorica, ideologia nel romanzo popolare. Non è proprio strettamente critica letteraria. Però, insomma, Umberto Eco, un altro bello fondamentale. E poi ci spostiamo a quest'altra pila immensa. Io sono stanca mentre vi parlo. Allora, Fernanda Pivano, trovato al 50%, letteratura americana. Fernanda Pivano, non solo Bit Yuppie, ma anche amici scrittori. 40 anni di incontri e scoperte con gli autori americani. Io tutto quello che è di Pivano, pure lei, lo compro. E infatti qui abbiamo questo volume uscito con la Tartaruga Edizioni, che raccoglie tutte le sue, buona parte delle sue prefazioni, in particolare di questi autori. Anche questo abbastanza importante e fondamentale. Andiamo più su.
Marxismo e critica letteraria. Questo trovato a Palermo è un volume del 1972 che appunto ha per oggetto la critica letteraria e il marxismo, la loro correlazione. Ne ho anche un altro che invece è psicanalisi e critica letteraria. Quindi tutti gli studi della critica letteraria, della teoria della letteratura visti da un punto, dal punto di vista della psicanalisi, da Freud ovviamente in su, in poi. E poi abbiamo anche, sempre per parlare di editoria, quindi abbiamo Sandro Ferri, l'editore presuntuoso, uscito anche questo da qualche mese, una specie di biografia di un editore, possiamo chiamarla così, autobiografia. Poi, scusate, questo ora ve lo faccio vedere. Abbiamo, sempre per rimanere nella piccola biblioteca Einaudi, Barthes, sempre saggi critici e SZ, che vi ho fatto vedere nel book haul di critica letteraria, insieme a questo, quindi Non mi soffermo, e insieme a Introduzione ai Cultural Studies e Le teorie della critica letteraria. Questi già ve li ho fatti vedere. Poi, di Ferretti, scusate, ho anche il marchio dell'editore, libri e carte e incontri e casi letterari. Questo raccoglie un po' di testi che ha scritto in giro appunto Ferretti, alcuni editi e altri inediti, uscito da poco per Interlinea. Da poco vuol dire raga, tipo 4 anni. Io dico da poco che è uscito tutto da poco perché mi ricordo quando li ho comprati e non mi rendo conto di quanto tempo è passato. Quindi questo non è critica letteraria, non è teoria della letteratura, è una cosa di scrittura creativa, tra l'altro un testo famosissimo che a me è piaciuto zero, meglio leggere gli originali piuttosto che questi compendi, onestamente. Lui è il caporedattore a cura della redazione di critica cinematografica del New York Times, e quindi sì, non c'entra niente qui, però è bello, lo devo ancora leggere e ve lo volevo fare vedere. Storia dell'editoria non italiana, Max Perkins, imperdibile questa biografia di quello che è stato l'editor di alcuni grandissimi autori come Hemingway, Fitzgerald, Wolf, l'editor dei geni, infatti. Lui aveva una sensibilità straordinaria. Guardate il film su Max Perkins se non lo avete ancora visto. E poi abbiamo, vabbè, vi faccio vedere appunto la copertina di questo, pubblicato da Carocci, Una storia dell'editoria in Italia per l'appunto il Novecento dei libri. E poi abbiamo La dolce luce del crepuscolo di Richard Seever, dove Seever, scrittore, giornalista, critico letterario, racconta del suo rapporto con alcuni scrittori, in particolare, durante il suo periodo francese, con gli scrittori e con l'editoria in generale, no? Quindi dice, racconta della formazione in Francia, si laurea alla Sorbona con una tesi su Joyce e poi fondò la rivista Merlin, in cui pubblicò, Samuel Beckett e Ionesco. Grazie a lui acquisiscono fama autori come Henry Miller e William Burroughs, e niente, è un volumone. Abbiamo quasi finito, non mi sembra vero. Tirature 2016, questo risale al mio anno del master, se non sbaglio. Cortazar, oddio, scusate, lo stavo già mettendo da parte. Se non sapete che cos'è, Tiratura è una specie di osservatorio sulla editoria e sulla letteratura italiana, curata dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, appunto quella del master e da Il Saggiatore. Questo in particolare era incentrato sulla traduzione. Ogni anno c'è un tema diverso, quindi io ho questo, ma ho anche quello del 2015 in ebook, se non ricordo male. Poi Carta Carbone, Julio Cortázar, Lettere ad amici scrittori, titolo abbastanza autoesplicativo, ma non l'ho ancora letto. Poi altri testi importanti sono per esempio quelli di retorica, il manuale di retorica famosissimo di Bice Mortara Garavelli, che racconta proprio le tecniche del discorso, abbastanza importante se volete imparare a scrivere. E soprattutto non narrativa, comunque. Tre lezioni sul romanzo di Luca Doninelli, che appunto parla del romanzo nel 2022, un libricino abbastanza breve. E poi i manuali di scrittura, quelli che ho qui. Claudio Giunta, Come non scrivere, ve ne ho parlato tantissimo su Instagram ai tempi, anche questo pubblicato da UTET. Molto importante anche questo, se volete scrivere, ve lo consiglio. Altrettanto importante, se non di più, Luisa Carrada, Lavoro dunque scrivo, una vera e propria professionista della scrittura, del copywriting, della comunicazione pubblicitaria e non, anche questo abbiatelo.
il mestiere di scrivere di Carver, ovviamente neanche a commentarlo. Lei non parla di scrittura, però siccome questo per me è un capolavoro, allora l'ho messo qui, solo perché dico è una di quelle che devi leggere se vuoi scrivere. E già che c'ero, ho messo anche un altro Carver. Voi non sapete che cos'è l'amore, saggi, poesie e racconti. Ovviamente Stephen King on writing, dove King parla appunto di come lui scrive, dà dei consigli di scrittura. E poi abbiamo, va bene, O'Connor, perché è una divinità per me, sono le sue lettere. E quindi qui abbiamo questo bel testo sulla scrittura, in America, per esempio sulle scuole di scrittura, su come si fanno i libri in America. Poi, Zadie Smith, questo è il vero testo di Zadie Smith, sulla scrittura, perché scrivere. E poi, bellissimo, tra l'altro, anche se poi lei nell'ultimo libro, ne parla come se fosse una cosa un po' troppo smaccata e, un po' troppo, piena di glamour, per così dire. Poi abbiamo di nuovo Flannery O'Connor nel Territorio del Diavolo sul mistero di scrivere, che un po' si lega a quello che vi ho fatto vedere prima, cioè Sola e a presidiare la fortezza, che sono lettere invece, e poi il catalogo di Minimum Fax 1994-2019 e poi un listino di Adelphi di maggio 2014. Quindi abbiamo finito finalmente, adesso ritorno alla scrivania. Bene, spero che questo tour vi sia piaciuto. Io mi sono resa conto di avere tanti titoli, ma di doverne acquistare ancora parecchi. Quindi assolutamente fatemi sapere se avete dei consigli nei commenti qui sotto al video. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao!